C'è più saluti? Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Filippo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. State? Tutto bene? Tutto bene. Guadina è caduto. Guadina. Il capolavoro è un'opera che ha anche delle imperfezioni, ma eccelle in quanto. Quello che vuol dire capolavoro. E assolutamente Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach, tutte le opere grandi, quelle che hanno venduto un sacco, che hanno fatto storia, eccellono su altre, quindi sono autenticate e definite capolavori del loro genere, perché hanno influenzato e hanno dato un'importanza tale molto alla rivista. E quello che vuol dire capolavoro, non vuol dire mica perfezione. No, direi anche che tu puoi leggerci diverse cose all'interno della stessa opera, no? Esatto, un'opera che eccelle su altre e che ha dato una sua importanza. Capolavoro non vuol dire perfezione assoluta, vuol dire anche imperfezione. Sono difetti delle opere, non è che è tutto perfetto, nessuno è perfetto, non siamo robot. Quindi un capolavoro vale anche Infatti. per fumetti, eccetera, che non ho altre arti, arte musicale, arte, eccetera. Opere che, anche avendo qualche imperfezione, perché si vede, però hanno eccelso su altre forme di opera, cioè su altre opere della stessa caricatura, che come possiamo dire, che hanno divergono dallo stesso studio ad esempio, che ne so io, l'arte di Botticelli, quella di Giotto, eccetera, corrispondono a qualche arte, eccetera, però eccellono su altre, se mi hai Sì, capito. Adesso sì, ho capito, ho certo. fatto un po' di sega mentale, mi sono anche un po' incartato, però è quello il Okay. capolavoro, non è i capolavori non sono perfetti in tutto e per tutto, perché ci sono anche delle imperfezioni. Anche tu Anche troveresti tu delle troveresti delle imperfezioni imperfezioni nelle opere di Mozart e Beethoven. Quindi. assolutamente. Loro stessi si Come definiscono o fanno qualche errore. Su Mozart non lo so. Cioè, quello credo che sia quasi intoccabile Mozart, però qualche errore l'ha fatto fomentare anche lui, ma non anche era che visto dalla Dio. musica. Sì, ma non è che Dio, non è Dio in persona, cioè ogni compositore ha fatto qualche errore, qualcosa, eccetera, come in ogni ambito artistico, capito? Non esiste la perfezione assoluta. Ogni opera ha una sua imperfezione, che può adorare e può non adorare. Logicamente, i sommi musicisti alla Bill Evans o Mozart arrivano quasi alla perfezione, però nel loro capolavoro hanno anche le loro imperfezioni, i loro momenti brutti, capito? Come ogni artista, capito? Cioè, come A ogni parte artista. Paganini che, come dice il detto, non ripete. Sì, Paganino ripete, però anche lui faceva errori, cioè non era umano, la perfezione non esiste. Un capolavoro può essere anche avere delle imperfezioni, avere dei difetti grandi, però ad aver contribuito alla nascita di una vera e propria rivoluzione, capito? Quello si definisce proprio perché viene ricordato nella storia, no? Sì. È questo che vuol dire capolavoro, non vuol dire la perfezione. Il capolavoro è un'opera che eccelle su altri. Ad esempio, Naruto eccelle su altri Battle Shonen che sono usciti nello stesso periodo, a parte One Piece e Bleach, che sono più o meno della stessa epoca, ok? Eccellono su altri Battle Shonen che sono usciti in quel momento lì, ok? Anche Fairy Tail è la stessa cosa. Cioè, in quel periodo lì, queste quattro opere, cinque, Dragon Ball prima, hanno eccelso su altri, capito? È quello che si definisce capolavoro, no? Sì.
anche dal fatto capo lavoro su tutti quanti. Vabbè, non lasciamo perdere queste definizioni. Vogliamo Lezioni universitarie. Esatto. No, vabbè, comunque ragazzi, su YouTube ci sono tutti i professoroni, quindi Non fai parte anche non tu. fai parte anche tu. No, no, ma non siamo come loro. Sai Su che. YouTube Sai c'è solo che. grande cultura. Poi porterai Poi anche porterai lezioni, anche lezioni, spiegherai le spiegherai host le di host Naruto. di Naruto. Che dici? Ah, Che no. dici? No? Ma No? no, quelle no. Boh, adesso vedremo. Comunque, tutta lega non sto condividendo le cose. Stanno aumentando un Stanno po' aumentando un po' o no? Siamo 11, da 8 che eravamo 7, siamo 11. Allora, contando i tuoi Allora, quattro contando i tuoi quattro profili falsi, falsi, siamo a 7. siamo a Esatto. sette. Ma contando che tipo, no, ti dico la verità, su Naruto e Boruto Italia sono tutti tipo 800 profili falsi. No, dai, a parte gli scherzi. Sono più attento, ma no, io ho qualche profilo, ma non. Certi me li sono anche tolti, perché non basta. Certi non mi ricordo neanche la password, ma. Tanto è sempre la Tanto è stessa. sempre la stessa. No, quello No? No? no. Vabbè, dai, iniziamo, andiamo agli episodi che Va sono le 10:44. bene. Comunque, taglia questa roba dei capolavori, eccetera. È Che è così divertente? così divertente. così divertente quando spariamo stronzate. Aumentano le views, Aumentano eh? le views, eh? Aumentano le views. Sì, infatti è vero, dobbiamo sparare più boiate così aumentano Fino a un certo le views. Fino a un punto. certo punto. No, va bene. A un certo punto sì. È tornato È Ibra tornato o Ibra no? o Da no? riposo Da da riposo Rinnegan. da Rinnegan. Ibra Corvinegan deve ingranare. Comunque, Michele, 4-2 contro il Chelsea. Fenomeni. Fenomeni. Eravamo sotto di 2 gol, mi ha detto mio fratello, dopo l'abbiamo fatti 4, ragazzi. Abbiamo fatto gol con Uge. Uge mi sta. Go. Com'è che si chiama Goge? Uge, Goge, come cavolo si chiama? Chi è? Chi? Chi è? È il giocatore. Goge, Goge si chiama. Boh, non mi ricordo. Poi Brahim Diaz, che è fortissimo, quel Adios. giocatore lì. Adios, Poi sì. Çalhanoğlu e Castillejo. Peccato che non. Cavolo, io vorrei che segnasse anche Quello mai. Red. Quello mai. Dici perché è forte Red. Comunque è strano, Michele, che non hai la foto di Sumire. Io ho la mia, sarà. Ma quella la Molto tengo per strano che non hai la foto di Boruto. Sumire. Eh? Quella la tengo per Quella la tengo Boruto. per Boruto. Io te l'ho sempre, sarà. Vai, partiamo, partiamo. Ho sempre messo Ho sempre Pain, messo non mi sono Pain, stufato. non mi sono stufato, dai. Pain ha Diamola un rotto le po', diamola palle. un po'. Pain ha rotto le palle, Ma lui quello ogni mai, suo però. Quello sogno mai, di però. fare per portare avanti, ma che schifo è. Tanto dovrebbe Intanto iniziare dovrebbe settimana iniziare prossima settimana sulla Italia prossima 2, sulla per Italia 2, per cui ce cui. Ma la che fanno, ce schifo, la ma che sei. fanno. Ma che si tengano Pain, ma che cosa vuoi che facciamo? La gente si deve solo darsi botte a manico, perché solo quello si può fare. Non si può dialogare con la gente, ma va, no, No, ma solo meglio, attaccarsi la faccia e meglio, basta. esatto. Sembra quasi tipo di parlare con, come si chiamano, quelli che possiamo dire, quelli che hanno tipo tanti muscoli e senza cervello. Definizione, troppi muscoli, ma cervello non c'è. Preferiamo gente che si spacca la faccia con i muscoli, che gente che possa ragionare. Cos'era?
Bachi, Bachi, credo si chiami credo si nell'anime, chiami, dove si dove si spaccano. spaccano. Ecco, preferiamo Baki, dove si danno di santa ragione, e Va bene. poi Riprendo si riprende un po' Berserk, un ma po' Berserk, ma non c'entra non niente. No, c'entra niente. ma c'è pensiero, no? Però a me dà fastidio il fatto che bisogna solo darsi e non si può parlare tra di loro. Se in Naruto c'è filosofia, eccetera, allora va bene Meruem, che tipo si fa 2500 seghe mentali su come si gioca a scacchi, capito? Allora sì, grazie. Cazzo, sto giocando solo a scacchi, sai. Meglio che niente, dai. Meglio Ma che sai, niente, sta dai. giocando. Ma quello di Hunter x Hunter, sai che sta giocando a scacchi? Probabile. Probabile. Dai, basta con le cazzate. Eh sì, andiamo online. Andiamo a vedere l'episodio. Vediamo, Oggi oggi vediamo il vediamo il 17. 17. Esatto, 17. Qui E qui prepariamoci a piangere prepariamoci a perché ci stiamo piangere perché ci stiamo avvicinando avvicinando ad Aku e ad Zabuza. Aku e Zabuza. Esatto, Colonia. prepariamoci alla scena clou e prepariamoci al grande Brand Diaz. Vai. Mi hai Vai, visto vai, vai. due Due consecutive. consecutive, Esatto, uno dietro l'altro. Amare Amare consolazioni. consolazioni. Esatto, uno dietro l'altro. Partiamo Ah, perché sennò è partiamo che è perché meglio, sennò è che è forse. meglio, forse. Eh sì, se no a mezzanotte e un quarto siamo ancora qua. Dire, questo collegamento, il ponte Naruto, al futuro, una speranza per il mondo. Naruto è straordinario. Sempre emozionante, già da qui riesce a capire anche certi collegamenti che fa nella seconda parte, tu hai mai pianto per un nemico? Zabuza sì, Zabuza ti fa piangere, sicuro che lui ti fa piangere, come se fosse tu, Zabuza è altro, cioè. Poi Naruto è forte nelle musiche, nelle atmosfere, del lettore, no? Conosciamo Naruto da piccolino, poi conosciamo da Naruto meglio, quando c'è Jiraiya, eccetera, lo stesso Sasuke non è che ha sempre quella stessa vendetta, no? Cresce quella vendetta, cioè è più maturo, no? E vuole sconfiggere Itachi con un po' più maturità. Sakura non è più la ragazzina petulante e rompipalle della prima parte, è più adulta. E Hinata è meno arrendevole, Neji non è più confinato nella sua vendetta personale, Rock Lee è sempre più sicuro di se stesso, Tenten cresce anche lei, avendo l'aspirazione di diventare convenzionale, Ino diventa sempre più donna, non è più una ragazzina che rompeva le palle, dice filo qui, filo là, no. Sai, lo conosciamo nella seconda parte. Choshi è l'esempio più comune della crescita del personaggio. Da semplice personaggio diventa un personaggio adulto. Cioè, quindi hai la crescita dell'autore vero e proprio. Cioè, tu leggi Naruto l'ultimo capitolo, lo leggi da cresciuto. Noi siamo cresciuti con quest'opera qua, quindi siamo sviluppati. Infatti, vedi Boruto, vedi Naruto grande, come noi siamo grandi, no? E questa, secondo me, è una delle veramente cose più importanti di Naruto, proprio la crescita del lettore, quando si va ad affrontare delle tematiche che già dalla prima parte sono veramente importanti, però nella seconda parte si elevano quasi a veramente super capolavoro, perché riesce a metterti delle parti serissime, delle maturazioni che non sono comuni in Battle Shonen, capito? Cioè, in Battle Shonen è molto più allegro, molto più. Ad esempio, ti faccio l'esempio più comune: One Piece riesce a mettere le tematiche, quelle reali, no? Quelle del mondo di adesso, però non riesce a renderle tristi, 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 ok?
rende molto come se fosse la realtà, no? Normale, cioè non riesce a renderti triste quelle scene lì. Naruto sì, Naruto riesce nel suo intento, nel suo modo di fare, ad emozionarti, come se tu l'avessi davanti, no? La morte di Zabu, questa è la potenzialità di Naruto, la crescita del pezzo che, secondo me, rende Naruto uno dei più grandi Battoushan della storia in assoluto, proprio del fatto della crescita vera e propria del lettore. Poi abbiamo anche questi episodi veramente fantastici che, secondo me, sono già adulti, molto adulti questi episodi qua, ok? Credo che i ragazzini capirebbero questa cosa qui, ma credo che devono avere un'età più avanzata per capirlo, ok? Perché è molto triste questa parte qua. È difficile da comprendere. Per esempio, in Boruto hai più realtà del mondo nostro, no? Non c'è proprio la tristezza che c'è in Naruto, no? Quindi hai una tristezza molto In meno meno. solida, molto più allegra, eh? Sì, è vero. Un po' più Molto più allegra, invece in Naruto hai la tristezza. rilassata. Esatto. Cioè, Naruto è un manga sulla tristezza, un manga sulla solitudine, sul disprezzo, sull'emarginazione. È proprio cresce su questo ambito qui, sulla tristezza, no? E Se dico pensi c'è che. solo il personaggio di Aku. Il personaggio di Aku cos'è? È un personaggio che è stato discriminato. È stato vittima di Esatto. un omicidio per colpa di discriminazione e di pregiudizio. C'è stata Esatto. l'idea, l'ideologia di eliminare le abilità innate, come se fosse qualcosa di negativo, no? Una sorta di nazismo delle abilità innate, più o meno. Era questa paura. Poi abbiamo il tema del sacrificio. Già solo con Aku ho già visto due tematiche che sono da bambini, ecco, tra virgolette. Infatti, quello è la cosa. Poi, cioè, Zabuza chi è? Zabuza è un terrorista, un assassino plurimo, no? È uno Possiamo che dire che È un anche. demone, come lo chiamano loro, è uno che non ha paura di ammazzare. Possiamo dire che anche un mercenario Un è un mercenario. mercenario. Fa per soldi. Certo. Il capo lì del gatto chi è? Gatto è una sorta di mafioso che assolda dei mercenari per impaurire la gente, la popolazione, per guadagnarci sopra. Assolutamente, assolutamente. Il fatto Già è che. solo con quattro personaggi abbiamo visto tematiche che sono Enormi. enormi, enormi. Volevo dirti una cosa, tu che ne pensi di quello che ho detto su Dragon Ball? Ho ragione o secondo te è sbagliato quello che ho detto? Allora, sì, c'è un'evoluzione, non parlo di Super perché Super è un caso a parte. Arrivo fino a Z. Goku migliora, cioè parlo dei protagonisti, no? I protagonisti migliorano. Sì. Cioè il personaggio che ha più evoluzione alla Naruto è Vegeta. Sì, quello sì, Vegeta, quello sì. lui è È il vero, personaggio più considero. C'è complicato ragione. dell'opera. Infatti lo hai Direi fatti che vedere. secondo me ha più un'evoluzione la Sasuke, secondo me, perché alla fine l'odio, però dopo cambia. Sì, un po' sì. Mentre Goku Ni, nel senso, Infatti. beh, migliora nel combattimento, migliora, diventa più cosciente delle sorti del futuro, cioè sa cos'è il bene, È però vero fino a certo quello. punto, però fino a certo punto, ecco. Cioè, secondo me Goku, il Cioè, nel senso. problema. Aspetta, ad esempio, Goku in Z, alla fine di Z,
diventa il guerriero perfetto, intelligenza, prestanza fisica. Però ci arriva con molta facilità, perché siccome sappiamo tutti che Goku è una testa vuota, ci arriva con molta facilità. Quindi è un personaggio che cresce molto molto lentamente. Quindi a dispetto di Naruto, Naruto cresce in tutto e per tutto come personaggio. E anche velocemente, se vogliamo, perché noi lo conosciamo. Noi lo conosciamo a 12, no? E a 4 no. Comanda una guerra. Sì, quello dopo 4 sì. Anni. Però, no, ma intendo dire, io credo che non è che cresca velocemente. Cioè, noi lo conosciamo che cresce passo passo. Sì, no, ma velocemente nel senso del periodo, del tempo. Poi sì, ovviamente sì, passo passo, perché noi lo conosciamo piano piano, poi i filler permettono una crescita più comprensibile, no? Col passo passo, come dici te. Ma intendo io dalla prima parte, cioè comprendiamo Naruto che praticamente è emarginato, odiato dal villano. E Naruto sappiamo che era la forza portante della Volta Nove Code, quindi un chakra fortissimo. Quindi lui, a lui gli mancava il talento, ma non gli mancava il potere che aveva all'interno del proprio. Ok. Quello che andremo a conoscere di Naruto è la tristezza di essere soli, di essere discriminati, di essere accantonati e presi in giro, ok? Trattati come un fallito che non è buono a fare niente perché è solo e senza amici, senza Come dice Sakura, che niente. piagnone, come se, no? Sì, Come se il fatto di ma Sakura. piangere fosse una cosa negativa. No, ma Sakura. Lì è stato un discorso molto bello di Sakura. Io stavo tornando che Naruto, dalla prima parte all'ultima parte, lui cresce passo passo. Lui ha una maturazione già dopo il time skip. Dopo il time skip, anzi, anche forse contro Konaku e Gaara, alla prima maturazione. Con gara Hakone di sicuramente. Sasuke. Alla prima fase di maturazione, non è più quel bambino tutto solare, eccetera. Alla prima vede che il mondo non è solo. Non è. Rose e fiori, cioè non Esatto, è l'unico che soffre. non è l'unico. Praticamente è uno di quelli che ha sofferto molto di più anche alla Gaara, no? Gaara è uguale a lui come personaggio, ok? Quindi disprezzato, trattato come arma, nessuno doveva avvicinarsi a lui, odiato. Infatti nella prima parte Gaara è quello che si avvicina di più a Naruto, solo che Gaara è l'opposto di Naruto. Gaara si è dato all'odio totale, alla Sasuke, ok? Naruto invece vuole la pace, la fonte Naruto, la pace, la solidarietà, eccetera. E nella seconda parte abbiamo un Obito che è uguale a Naruto, proprio come sogni, aspirazioni, cioè ambizioni, eccetera. Quindi Kishimoto è stato bravo a creare dei personaggi molto simili al protagonista, no? Non città, proprio simili al protagonista, quasi uguali, no? Quindi ti fa capire come Naruto poteva diventare nell'arco, tutto il tempo che abbiamo letto e cresciuti con Naruto, no? Trattato anche, sì, come possiamo dire anche così. Però intendo dire che comunque abbiamo un personaggio che durante la prima parte lui cresce passo passo, diventa più adulto, però è ancora molto è adulto, ma non del tutto. Okay. La morte di Jiraiya è stata lo slancio per andare verso l'essere adulto, no? La guerra ancora di più, okay. Conoscere sua madre. Conoscere la guerra, conoscere la gente che muore, non è che sono morti solo Neji, papà di Shikamaru e papà di Ino, morte tante persone, ok? Quella parte in cui Più Neji della metà, muore, se non esatto, ricordo male.
su 100.000 ne sono 70.000 uova. morti 70.000, Esatto, 60.000 di esatto, persone. esatto. Intendo dire che la morte di Nancy e la morte anche di quelle persone intorno a Nancy è stata una caratterizzazione del fatto che il protagonista, per la prima volta, davanti ai suoi occhi, vede un amico morire, no? E vede tanta gente morire. E lì Obito dice: tu volevi salvare tutti, ma non ce l'hai fatta. E lì c'è tanta crescita morale. Il fatto che lui riesca a cambiare anche Obito. Okay. Infatti, io ho sempre detto che Naruto è un personaggio. Sì, è un personaggio senza talento, cosiddetto, lui combatte il suo destino di fallito per cambiarlo, cambiare il destino delle reincarnazioni, cambiare il destino delle forze portanti, cambiare il destino di tutti i personaggi che incontrano. Infatti, se tu hai visto nella frase della prima parte in cui c'è Aku, questo è il destino di un ninja, tu devi cambiare il tuo destino di ninja, tu devi essere un ninja che riesce a salvare, non devi dire il destino di un ninja è morire, tu devi sopravvivere, devi cambiare il proprio destino. E quindi abbiamo queste cose dei destini, no? Naruto è proprio questo, no? Naruto è un personaggio che riesce a cambiare. Il fatto è che Naruto è colui che cambia le persone. Momento qui. Diventare un ninja consiste in questo, lui deve cambiare queste cose. Naruto è come diventa un personaggio chiave per cambiare questo futuro dei ninja. Anche mi intuisce. Perché il destino di ninja è questo, hai capito? Il fatto che proteggono una persona cambia il destino. Infatti Aku e Zabuza sono morti da quasi eroi, no? Felici di quello. Non proprio eroi, no? Però sono morti felici di aver avuto un legame stretto tra loro due, ok? Naruto è colui che cambia le persone, cambia i personaggi. Abbiamo visto in Aqua e Zabuza, abbiamo visto Zabuza piangere, un mostro piangere come Zabuza, uno che nella prima parte della prima battaglia tra il Team 7 e Zabuza ha detto che ha goduto nel massacrare i suoi compagni. Ce lo ricordiamo questo? Sì, me lo ricordo. Quella frase lì, con la sua faccia com'era, ti ricordi? Diciamo che non era molto triste. Esatto, Zabuza nell'uccidere i propri compagni era felice, era come se fosse un sollievo per tu. Come potevi pensare che Zabuza potesse piangere per altro? Non ci pensavo, infatti. Era impossibile. Q viene considerato come un'arma da Zabuza, no? Lo trova, sa che ha l'abilità innata e lo può sfruttare. Come Gatto ha sfruttato Zabuza, Zabuza sfrutta Q, no? Ok? Gatto ha sfruttato Zabuza anche per il guadagno. Zabuza è mercenario, perdono. Però abbiamo questo collegamento, no? E quindi portiamo sempre il fatto che Zabuza è anche umano, non è solo un mostro, è umano, è cresciuto in un certo modo nella nebbia insanguinata, no? Villaggio della nebbia, ok? Sette spadaccini, no? Che per passare le missioni dovevano eliminare i propri compagni, ti ricordi, Miki? Mi ricordo. Quella parte lì, Partite. una parte incredibile, bambini soldato. E qui abbiamo un'altra tematica molto importante, il fatto che i ragazzini crescono con quella mentalità di ammazzare la gente, ok? Ammazzare la gente.
internati dei terroristi, no? I bambini soldati. Esatto. Esatto. Col Mitra. Esatto. Una scena che è, diciamo che non è molto bella da vedere, ecco. E Zabuza è quell'esempio, no? Zabuza. Sì. Zabuza è cresciuto in quel modo lì. E Zabuza è abituato a fare quelle cose là, ok? È suo mestiere. Come Aku è stato... Esatto. Come Aku è stato abituato da Zabuza a fare quelle cose lì. Per loro è come essere... Come bere un bicchiere d'acqua. Tranquilli, sì, rilassati, ammazza la gente perché è normale, no? Eh sì. E tu provi a immaginare, non contando Aku era di, molto più umano di Zabuza di... Vendicava Aku di essere troppo buono. Diceva, tu sei troppo buono per essere un ninja, esatto. Che lui non uccideva, uccideva per una ragione, solo se attentava la vita a Zabuza. Era una sorta di difesa, legittima difesa. Per il resto non uccideva. Mossa Skekun, per la buona anima di Sakura, è ancora vivo. Ti faccio un esempio. C'è una scena in Boruto in cui c'è Aoki che dice a Boruto: eliminami, come dice Aqua Zabuza. Aqua Naruto, uccidimi. Però Naruto non ce la fa. E neanche Boruto riesce a uccidere Ao, ok? E Ao gli dice: tu sei come tuo padre. Questa è una citazione importante. Fatto che proprio il mondo di Naruto è anche un mondo creato sugli antagonisti, cioè proprio come sono stati creati gli antagonisti, no? E ci sono quelli cattivi cattivi che sono Ita, Takutu, Deidara, possiamo dire Orochimaru, che però cambia non in un modo molto carino, però cambia seguendo anche arriva a fare autografi. Esatto. Lasciamo stare con gli autografi. Capisce tramite gli errori che ha avuto. In realtà lui si arrabbia non per gli autografi, ma perché non è una carta super rara. No, vabbè, di aver cambia tramite gli errori di Kabuto. Kabuto, lui vede Kabuto prende una strada sbagliata e quindi lui cambia vedendo lui e pensando di aver sbagliato. Però considerando che Orochimaru è sempre uno scienziato pazzo. Però qui distinguiamo i cattivi cattivi dai non cattivi, ok? Cioè dai non cattivi che diventano cattivi, ok? Altri eroi. Anti-eroi potremmo chiamarli. Bravissimo. Abbiamo i cattivi cattivi che sono Zetsu nero, il puttano nero, perdono per la parolaccia, però abbiamo, ripetiamo, Zetsu nero, abbiamo Idan, Takutsu, Deidara, esatto. E quelli là sono dei cattivi che, per esempio, si divertono a fare quello che fanno, no? Poi abbiamo anche gli altri sei spadaccini della nebbia, non è che fossero proprio degli angioletti. Possiamo dire di sì, possiamo dire. Poi abbiamo dei cattivi, cioè dei non cattivi, che diventano cattivi. Scusa, togli Kisame. Che Kisame non è proprio un cattivo. Anche Kisame, però Kisame è più... Anche uno lui è uno alla Zabuza, Kisame. Uno che pensa a se stesso. Non è proprio cattivo. Sì, cattivo. È cresciuto in un certo modo e è diventato cattivo in tutto. Ok. Adesso abbiamo i non cattivi che diventano cattivi. Ok. Citerei, allora, sono quelli che nascono e che diventano cattivi, ok? Che sono Zabuza. Abbiamo Aku, che è un non cattivo, diventa cattivo, però che in verità non è cattivo, ok? Poi abbiamo Yaiko, Nagato e Konan, un altro esempio.
loro partono con un'organizzazione ALBA ben strutturata e che cerca di portare la pace nel mondo dei ninja, però che vengono attaccati da Hanzo e Danzo, no? Hanzo e Danzo. Inventiva di Kishi. No, quindi. Bravissimo, Hanzo la salamandra e Danzo. Ok, se ti ricordi, vero? Che Danzo gioca, cioè fa il. Danzo gioca sempre su tavoli. Esatto, che fa sempre il doppio gioco, e poi c'è Hanzo la salamandra che inganna Yahiko, eccetera. Poi abbiamo anche altri non cattivi, che sono Obito e Madara. Allora, Obito. Allora, Madara è più cattivo che non cattivo, ok? Obito è diverso, è un non cattivo che diventa cattivo. Quindi abbiamo queste differenze, di personaggi Diciamo che antagonisti. Madara è l'ideologia. Madara più che un cattivo è una filosofia che devono contare con. Che Madara, alla fine della storia, non fa fuori nessuno. A parte Gai, che però si va fuori praticamente con la sua tecnica. Lui da solo non uccide nessuno. Cioè, Obito, cioè, al massimo è Obito che grazie col decacoda che fa fuori la gente. Madara fa da supporto, quando è lui da solo, morti veri e propri non ne fa. No? E lui è una filosofia che loro devono seggiare, no? Il fatto Vero, del vero. sogno infinito, il fatto di una realtà parallela che è meglio della realtà vera, no? Assolutamente. Penso sia quello, Poi. ecco. Per carità, è un villain fortissimo, mi piace tantissimo. È nella mia top 5, la metto sicuramente. Esatto, però tornando agli episodi, io Scusa, mi sono distratto. vedo. Tranquillo, non ti preoccupare, anche io ho allargato un po' troppo. Tornando agli episodi, questi cattivi e non cattivi sono collegati a Zabuse A. Questo cambiamento che, soprattutto Zabuse, sentendo le parole di Naruto, riesce a capire i sentimenti che prova per Aku, cioè, non è che sono fidanzati. Togliamo, non pretendete, però No, al fraintendete. massimo è un rapporto padre-figlio. L'unico Si può rapporto che fare. potrebbe esserci, Sì. perché comunque, cioè, Aku potrebbe essere suo figlio, perché Zabuza ha 30 anni circa, no? 25-30. E lui Sì. Lui ne ha 10, meno, o meno, 8? avrà. No, non 10, no. No, più piccolo. Ah, quando l'ha trovato, dici? Allora, credo che Zabuza avesse sui 20 anni, 21 anni, o poco più, boh, comunque era giovane, non era vecchiotto. Invece Aku era bambino, quindi hanno una differenza di età non grossolana, però ce l'hanno una differenza di età, Sì, diciamo figo. che anche alla fine più o meno potrebbe, ecco, un rapporto più vicino è quello tra padre e figlio, ecco. Lo Esatto, sì. tratta più come così, ecco. Infatti quando Zabuza trova Aku, la trova da piccolino, che Sì. è abbandonato, emarginato, discriminato. Infatti, citando sempre la parte, Naruto dice, infatti Zabuza è come me. È come me, ci trattano da mostri, che non lo siamo. Ok. La cosa Come bella è che vedete? un esempio sì, più simile a Aku che crea Kishimoto Kimimaro. Bravo, Kimimaro Kimimaro è è un il altro personaggio più personaggio. simile come discriminazione, come odio, come tutta vicenda, come solitudine, così come arma. Kimimaro. Perché Kimimaro, ricordiamo, che lui, l'ultimo del clan Kaguya, l'ultimo con l'abilità innata,
vede le ossa del Kaguya, tutto quello che vuoi. Anche lui è odiato dal suo villaggio, scappa e viene obbligato, tra virgolette, da Orochimaru ad attaccare il villaggio della Nibbia. Infatti c'è quel bellissimo, bellissima scena in cui si incontrano Haku, Zavosa e Kimimaro. Esatto, sì. Sì. Gli chiede: scusi, ma lei, ma dov'è il villaggio della nebbia? E qui si vede Kibon Kimimaro che come se fosse quasi remissivo, mi sembra, non sembrava uno che dice vado a far guerra al villaggio, no? Dice mi tocca farlo, io non c'ho voglia, era in lacrime, no? Non è che voleva attaccare Naruto Sasuke, lui lo faceva, ma perché è suo compito. Esatto. Esatto. No, comunque, come ho detto, scusate il sonno, è che E ho adesso fatto tra poco una terza ora. finiamo. E adesso finiamo di vedere le ultime cose. Aku e Zabuza, e comunque questi 3 episodi sono stati meravigliosi perché rappresentano la vera essenza di Naruto. Naruto è proprio questo. Lo ripeterò fino alla sfinimento. Questo. Parte se non sorro delle lacrime da tutti questi episodi. È bellissimo quella Infatti. scena lì, c'è nevica, ma siamo fuori stagione. Cosa riprende? Dice, veniva da un paese dove spesso nevicava, vuol dire, è un segno. C'è anche il cielo Anche piange. Pino. Madonna, anche il cielo piange per terra. Un cheat di Pain. Mamma mia, di emozione. Allora, c'è quella parte lì. No, però devo dire che c'è stato 3 episodi meravigliosi. La saga di Zabuza è una saga che rappresenta la vera essenza di Naruto. Il fatto che il Team 7 parte per la missione, una missione complicata, che devono proteggere Kazuna da questi malviventi con Inari e sua madre, no? Che scopriamo il padre di Inari, padrino, possiamo dire, che è il salvatore del villaggio, che è chiamato eroe. Però viene eliminato, ok? E praticamente vediamo il Team 7 che inizia a capire com'è il mondo dei ninja, no? Conosce i primi due grandi nemici, che sono, non proprio i primi due grandi nemici, conosce prima Zabuza e poi Haku. E vede, durante i combattimenti, tutto il combattimento finale, vediamo due ninja, due antagonisti, che uno non sembra manco un antagonista, neanche. Sembra un amico qua, cioè, che piange per un nemico, proprio non so. C'è in terra qua. Esatto, perché c'è Aku che mi dice Naruto Kun, fammi Naruto Kun, ok? E quindi non sembra neanche, infatti. Acqua avrebbe potuto eliminare se non si dica. Che Cioè, Naruto, e visto che ha fatto, hai visto anche che fa i segni una mano? Naruto. Sì, ho È visto. una cosa Ma perché? che per dire, criticano a Boruto, è il fatto che Sasuke faccia i segni con, come se fosse una Sì, cosa mai esatto. vista. No? Anche acqua. Perché? Perché dicono, eh sì, però Kishi aveva detto che i segni si fanno con due mani, no? Così. Qui Sì, siamo ma perché all'episodio alcuni ha 15, fatto? episodio 17. Non è che Sì, sia ma le meno filler. critiche. Ma Certe volte le critiche non hanno fondamento logico. Ho sempre detto, ad esempio, che chi critica Bleach non ha fondamento logico.
cazzo ne capisci di magia? È un semplice pan che spara minchiate. Anche qui Le critiche ci certe stanno. critiche non Io posso fare una critica, almeno ti informi. No? hanno. Poi, che senso? Non è che stiamo parlando. Sì, va bene, critica delle mosse dei sigilli a una mano. Bene. Però capisco se fosse l'episodio 175. E allora dici, vabbè, sono tanti. Non so se ce la faccio. Ma l'episodio 17 siamo proprio all'inizio. Che siamo così tanto, siamo al, siamo forse il terzo, siamo al decimo capitolo di Naruto, più o meno, può essere il Sì, decimo, più o meno sì. secondo volo, terzo Il volume, paro, secondo, terzo volume, sì. non è che siamo a, al 54esimo, al 70, 72, allora dico, ok, va bene. Sbagliato 72, dico fa. Eh no, c'hai ragione qua. Comunque stavo dicendo che questa saga qui rappresenta la vera essenza di Naruto, perché vediamo una crescita dei tre protagonisti. Sarà stata che Kakashi conosce bene il mondo dei ninja, passo passo passo, cioè proprio nel momento che c'è la missione, no? E quindi io continuo a dire che ci sono due saghe sulla prima parte di Naruto che sono dei capolavori assurdi, ok? Che sono con Jutsu Kaisen. Questi momenti toccanti li vedi, per esempio, con Asuma, con Jiraiya, con Hiruzen e Tobi, ok? E con Obito, la morte di Obito mi ha spaccato, ma la morte di Obito. Ok, comunque stavo. All'inizio Obito lo odiamo. Che ti fa Sì. fuori. Esatto. Poi dopo sto e conosci poi dopo il suo e allora dici ok, questa regolina tutto il tempo. Ma sai, guarda che comunque Obito è uno dei personaggi più apprezzati dell'opera. Anche a qualche Non apprezzano toccare, non, Pain. to non toccare il divino. Divino Esatto. Madara non si tocca. Esatto. Apprezzano Pain, apprezzano Itachi, amati. Uno dei personaggi più amati della serie. Quasi raggiunge anche certe volte anche Naruto. Vai E che anche Itachi. l'altro giorno c'era il sondaggio che è il membro della Katsuki che preferite? Non ha messo tutti. È difficile trovarne uno che mi piace più degli altri. Perché tutti Sì, per ma qualcosa sono io fantastici. Ovviamente ci sono quelli che lasciano di poco per poco. Vabbè. Miki, Obito è tu, un grande. io ho detto più o meno quello che penso di tre episodi Abbiamo presentati dalla detto, direi che Katsuki. abbiamo detto tutto. Tutto, No, tutto no, vabbè, però la aspetta. parte manga l'abbiamo analizzata su. Esatto. Azione su tutti i primi 19? Quelle considerazioni veloci come li hai considerati questi antagonisti e come li hai considerati questi tre episodi come sentimento? Ok, professore. Domande ampie. Vai. No, comunque sono 19 episodi di impatto, no? Sono quelli che poi dopo che ti ricordi. Anche se uno questo Shippuden, questi 20 episodi uno se li ricorda per la vita. Non perché sono proprio densi di non tanto di tecniche, di combattimenti, che dice figo, più di emozioni, di cose che capitano, tematiche. Cioè, dal primo episodio in cui
dice a Naruto di andare a casa. Naruto piangendo dice, tanto, dice, tanto non c'è nessuno che mi aspetta a casa. Cioè, già dal primo episodio capisci che qui c'è una tematica diversa in atto. Poi abbiamo la tematica degli sguardi, si guardano male, c'è una sorta di pregiudizio sul protagonista, che poi uno si può riflettere in se stesso. Abbiamo un crescendo che prima di tematiche di paure, di pregiudizi, di pericoli, comunque di rabbia, di rancori, di vendette, di circoli di vendette che partono dal villaggio e poi si estendono a tutto il mondo. No, perché qui siamo fuori dal villaggio. No, appena Naruto esce dal villaggio, vengono assaliti da ninja, non mi ricordo di che paese, credo sempre dalla nebbia. E lì Naruto rischia la pelle. Sta fermo, ha paura, no? Prima il ganzo esce dalla porta e rimane immobile, mentre un Sasuke, un po' più freddo, più cinico, fa. Se è quello. Poi per il resto, poi tutto cominciano gli inganni, sì, no? C'è la tematica già dell'inganno, perché è una squadra, missione, che non soldi per pagarla. Tanti abbiamo fatto che Bonaku viene abbandonato da tutti, no? Abbiamo un omicidio la madre, abbiamo un tentato omicidio del figlio. Abbiamo tutte tematiche non banali, questa saga. Abbiamo molto, molto sangue, cosa che non è, tra virgolette, come etichetta da shonen. Per dire, usare un'etichetta che è di moda adesso, tra virgolette, da bambini. Non so, io, a me, già un giudizio negativo è difficile che lo trovi. A me piace molto questa parte. Poi per carità, uno può dire genere shonen nel senso di combattimenti fighi, tecniche e arti magiche e tutto quello che vuoi, che è genere shonen post Dragon Ball. C'è fino a un certo punto, perché il genere shonen nasce appunto con Jiraiya Tsunade Orochimaru. Da quella saga lì in poi parte la saga vera, o anche forse un po' prima, con lo scontro fra Hiruzen e Orochimaru, però lo vedremo più avanti. Tanta emozione, tante lacrime, soprattutto su quel richiamo dell'aldilà. Di Dabusa che dice ad Aku: io spero di essere sempre con te, che futuro, no? Che nell'aldilà. Altro da dire, non mi sembra. Tu vuoi dire qualcosa? Io direi Ho esaurito il tempo come chi cucina. esatto. No, hai detto le cose giuste, sei stato perfetto, hai detto quello che c'era da dire, ho capito. E quello che abbiamo detto, Grazie, professore. quello che effettivamente è analizzato, le tematiche, prima di tutto, che rappresentano l'inizio di una guerra, un'azione. La disuguaglianza, anche il razzismo, diceva, ok? Tobirano, quindi E abbiamo anche quello di molto bravissimo, quello di Dante.
voleva toccare di più. Beh, più o meno, anche quello. Beh, Danzo agiva con un dittatore. Comunque, quello, questo qui no, no, ne approfondiremo, pardon, più tardi, ne approfondiremo più avanti. Sì, 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 sicuramente. E quindi direi che è stata una bellissima live, siamo divertiti, abbiamo pianto, abbiamo detto parecchie volte Sasuke e schiato qui Sakura. Quindi sì, schiato. Sasuke. No, vabbè. Ecco, per esempio... anche Hinata che gli ha rubato il Naruto-kun. Esatto. Ha rubato il Naruto-kun, non si fa, eh. Deve pagare i diritti. Deve pagare i diritti. Anche gli ha rubato il Naruto-kun da Hinata. No, comunque, l'ultimissima cosa che dico è che Sakura... è difficile da comprendere questa saga, però questo lo ritratteremo quando sarà il dovuto approccio. Fino a Shippuden per me è odio. Sì, ma altro comunque, per i comportamenti. Ad esempio, adesso ti faccio un'ultimissima domanda. È meglio Sarada o Sa? Assolutamente. Anni luce sarà. Per carità, Sakura è la migliore ninja medico, non li tolgo niente. Senza di lei sarebbe morto. Salvato. Salvato. Sì, sì, sì. Salvato. Poi, per carità, come Kunoichi, bravissimo, tutto il mio. Come comportamento, ma gli manca sempre qualcosa. Nei momenti sì, importanti in cui deve decidere, non so, sempre qualche momento di indecisione. Assolutamente sì. Ok, la comprensione è quella. Esatto, ne riparleremo. Comunque, ragazzi, vi auguriamo una buona serata, notte. Iscrivetevi su Facebook, su YouTube, Twitch, e settimana prossima probabilmente non ci saremo, esatto, per cui vedremo quando. Comunque seguiteci su Twitch e vi daremo però aggiornamenti. Vi ricordiamo che anche se la prossima volta non ci saremo, ci saranno qualche news, qualche su video YouTube, su YouTube uscirà sicuramente qualcosa, magari vediamo se un'oretta di gioco faremo insieme. Assolutamente. E niente, con questo vi saluto e vi do appuntamento per la prossima volta, prossimo video. Seguirci, esatto. Grazie. Beh, il papà di Kai, grazie per il suo.